la sua Piera preferita? Perché mi sa che ce ne sono parecchie. Beh, la mia Piera preferita è quella che nasce dalla famiglia. La famiglia era il mio pubblico e di conseguenza sono stati loro che mi hanno dato forza, rimanendo a volte incantati così. Mio padre diceva: ascoltiamo Piera che cambia la voce. Ecco, era il modo di dire che diventavo un'altra. Questa è la Piera che preferisco. Eppure all'inizio della sua carriera ha incontrato tante difficoltà. Sembra impossibile, ma le dicevano sempre no. È così? Io non sono mai stata mai presa per quasi 10 anni. E la gente del cinema, dico la gente, ma parlo di Bisturi, Mafia Bianca, di Zampa, parlo di Saviani, Sotto il Segno Scorpione, parlo di Pasolini, Medea, Castellani, questi mantani, mi dicevano, ma perché? Perché vuoi fare teatro? Tu devi fare cinema. E io dicevo no, perché è troppo centimetrale, non mi piace il teatro. Di conseguenza il cinema mi voleva, il teatro non mi ha voluto. Poi mi ha voluto, ma diciamo, c'è stata una grande pazienza. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di stringimento. Edoardo ha detto questa cosa incredibile, secondo me. Non tanto, sì, bellissimo, certo, che lui mi abbia chiamato o verbo nuovo, ma per me la cosa indimenticabile di quello che lui ha detto sono state io non tengo interesse, io parlo malissimo napoletano, ma insomma, io non tengo interesse perché essa non mi è parente, ne sono suo impresario, ma essa è un verbo nuovo. Mi ha colpito molto, no, colpito e reso orgogliosa, certo. E alla fine sono stata presa in uno scantinato, detto così è brutto dire sono stata presa in uno scantinato, sembra che uno sia andato in cantina, invece allora gli scantinati erano molto di moda negli anni 70, io e Gigi, per esempio Proietti, Gigi suonava la chitarra nelle osterie, nelle trattorie, ecco, osterie, e io andavo a dare i tamburini, si chiamavano, nei giornali, insomma ci davamo molto da fare. Oh, hai fatto, esatto. Da un piccolo gesto, dal modo come tu ti rivolgi a lei avverte subito se tu le vuoi bene o meno, e se lei avverte che tu le vuoi bene, tu l'hai conquistata per sempre. Prime scalini della sconosciuta di Tornatore io li cadevo, poi c'era naturalmente per fare tutti i 3 piani, c'era la star, non dico come si chiamano, no, poi, però io facevo anche gli ultimi, ma per me fare quei primi gradini era una cosa tremenda, e Tornatore mi diceva sempre: non far vedere il tuo spavento, dammi il tuo sorriso. Era difficile. Poi io sono stata anche cose in televisione abbastanza, Beyoncé, ballare Beyoncé e anche essere la madre di Patsy Kensi negli anni, cose, quando ero ancora giovane, insomma, ho fatto cose molto diverse e molto allegre, nel senso Cleglia, Tutti pazzi per amore, no? E adesso Serafina di una grande famiglia, che è un personaggio completamente opposto. Non ho detto niente di più di quello che vi ho scritto nella posta elettronica. E adesso è vero che vorrebbe interpretare il ruolo di un commissario? Sì, questo mi manca molto. Ho un'aria, diciamo, da suspense, soprattutto in quest'ultimo personaggio di Serafina nella grande famiglia. E allora io vorrei proprio, mi pare di meritarlo, il commissario. Insomma, qual è il suo segreto? Essere una donna vera? Il fatto che donna vera è che è una donna timida alla base e molto fatta da me,
e di conseguenza era impossibile che non rimanessi me stessa, perché non avendomi voluto quasi nessuno mi sono fatta da sola.